Preside Corea, oggi entrano in vigore le nuove norme per la gestione anti-Covid, appunto della pandemia nelle scuole. Come avete gestito sino ad oggi? Se avete avuto difficoltà, ci spieghi un po' nel suo istituto cosa succede? Trovo adesso un po' esagerato questa situazione, nel senso che siamo ormai arrivati a un punto in cui dobbiamo cercare di vivere la quotidianità in modo più sereno. E questo vuol dire fare in modo che i ragazzi possano venire a scuola tutti i giorni, in presenza. Ritengo che la presenza sia fondamentale, anche se l'aspetto online ci ha aiutato tantissimo, perché chiaramente senza quello avremmo lasciato un po' i nostri ragazzi per strada. Quindi sicuramente la voglia di continuare c'è, in modo diverso. Adesso abbiamo la voglia di rientrare a scuola. Di forse non esagerare più, perché noi ci ritroviamo ad avere a metà mattinata un genitore che chiama perché il bambino, il figlio della scuola elementare, quindi il fratello del nostro studente, è positivo, i genitori sono positivi, ma nessuno può venire a prendere il ragazzo che è minorenne. Quindi ci si trova in una situazione per cui tutte queste sale Covid in una scuola in cui veniamo e vengono distribuiti i ragazzi che perché accanto ad un positivo si trovano costretti ad essere allontanati. Io credo che è il momento di chiudere questa questione. Credo che oramai abbiamo la certezza di farcela, grazie alle vaccinazioni che hanno fatto tutti i docenti della scuola e una gran parte dei ragazzi, soprattutto quelli maggiorenni della scuola, perché altrimenti non avrebbero potuto fare gli stage nei ristoranti, negli hotel e negli alberghi. A proposito di stage, preside, la sua scuola ritiene certamente imprescindibile l'alternanza scuola-lavoro, per l'appunto per la formazione dei ragazzi. Ritiene sia giusto che questa formazione avvenga durante le ore scolastiche e a proposito anche della scomparsa di un ragazzo ha fatto discutere che a pochi giorni dall'inizio del suo stage è venuto a mancare. Come la pensa? Ma io credo che è giusto che venga fatto all'interno dell'orario di scuola, perché per una scuola alberghiera quella è scuola. È scuola. Quello che è importante è assicurarsi di mandare i ragazzi nei posti e che vengano controllati. Tant'è vero che noi organizziamo appunto dei tutor che sono i professori che in quelle ore gestiscono un po' la situazione esterna dei nostri ragazzi. Credo che non si possa fare sicuramente di più se non un controllo e prendere in considerazione appunto se un ragazzo lamenta di qualcosa, tener conto di quello che succede all'interno della struttura dove va. Le chiedo inoltre, i collaboratori del preside, insomma, ambiscono a far carriera, che cosa ne pensa? Io credo che sia giusto. Noi siamo un paese, non siamo, l'Italia è un paese europeo. In Europa anche le vicepresidi e chi lavora accanto ai presidi sono delle cariche istituzionali più che delle cariche nominate dal dirigente scolastico. Quindi io credo che attraverso comunque dei concorsi, io credo che fosse importante istituzionalizzare un ruolo. La situazione attuale è una situazione altalenante. In quanto abbiamo progressivamente delle classi che vanno in DAD per dei casi positivi all'interno delle classi stesse. Non abbiamo avuto un numero altissimo di ragazzi positivi, mentre abbiamo avuto un numero abbastanza alto di ragazzi contagiati, sia per quanto riguarda contagi avvenuti fuori scuola o avvenuti in classe tra i ragazzi stessi. Ma siamo riusciti comunque a governare questa situazione grazie anche diciamo alla collaborazione di tutti. Siamo riusciti a fare lezione anche con i ragazzi che erano a casa, sia con i mezzi della scuola, sia con i nostri mezzi semplici, anche con il semplice cellulare che ci ha permesso di entrare in contatto con i ragazzi. Come hai vissuto questi anni di pandemia nel contesto scolastico e soprattutto in quest'ultimo periodo? Come è andata la tua formazione? Allora, diciamo che quando è, diciamo, scoppiato il tutto, da una parte tutti 2 settimane a casa, eravamo tutti felici. Poi comunque passando i giorni tu restavi dentro casa, hai capito il vero motivo per cui stai a casa e diciamo che siamo tutti rattristati, tutti in classe, volevamo tornare
Adesso da quest'anno in presenza è cambiato talmente tutto, c'è la voglia di imparare, di stare insieme, di continuare a crescere insieme, perché la scuola, oltre essendo appunto una scuola, è un ritrovo dove noi stiamo bene, ci divertiamo, studiamo, apprendiamo al pieno le cose, insomma. Pensi di aver perso qualcosa sì, nel periodo in cui eri a casa? Sì, a livello proprio di studio, ma a livello anche di formazione di persona. Sono comunque stati 2 anni tosti per noi, ma insomma ne siamo usciti alla meglio. Senti, nei giorni scorsi c'è stato lo sciopero indetto da voi studenti per chiedere al ministro Bianchi di sopprimere la seconda prova. Come ti senti in tal senso? Da una parte pro a questa cosa, però da una parte contro, perché dobbiamo comunque guardare il futuro e comunque dobbiamo tornare alla normalità in qualche modo. Quindi questo è, diciamo, un primo passo per tornare a tutto come era prima. E tu ti senti pronta ad affrontarla? Sì. Sì, senza dubbio. Come procede la gestione di questa didattica a distanza? Ritiene che sia stata utile e comunque imprescindibile un ritorno alla normalità? Allora, certo meglio di niente, però si tratta di una forma di didattica dimidiata, perché sostanzialmente noi andiamo a combinare 2 modalità didattiche che sono inconciliabili, quella in presenza e quella a distanza. La contemporanea gestione è davvero complessa, perché ciascun tipo di didattica, ciascuna modalità presuppone metodologie e approcci completamente diversi. Preside, a proposito dell'alternanza scuola-lavoro per appunto i ragazzi, secondo lei è opportuno farla durante le ore di lezione o no? Allora, la nostra scelta è stata quella di far fare l'alternanza, cioè i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, sia di mattina che di pomeriggio, cioè noi riserviamo una settimana l'anno all'esperienza di alternanza, con un orario che va dalle 8 alle 16, grosso modo, quindi 8 ore al giorno. Ha sicuramente sentito, ha avuto molto risonanza la scomparsa del ragazzo durante uno dei primi giorni di stage. Che cosa ne pensa? Ecco, è stata davvero quella un'esperienza tragica che mi ha molto colpito. Però posso dire, avendo diretto un professionale, il Cattaneo di Roma, che per i ragazzi del professionale l'alternanza è un'attività assolutamente necessaria, che gli stessi ragazzi vogliono. Diciamo, alla luce di questi 2 anni, io posso dire che c'è stato tanto impegno da parte di tutti, senz'altro dei docenti, ma anche moltissimo da parte dei ragazzi, e anche c'è stato il supporto delle famiglie. E quindi diciamo che io credo che possiamo guardare un po' al futuro con ottimismo. Sia perché la situazione sanitaria sta migliorando, sia perché, ecco, guardando alle competenze che i ragazzi hanno raggiunto, io credo che abbiamo lavorato, diciamo, bene. A proposito dell'esame di maturità, preside, con il Noi siamo molto ritorno felici. Alla seconda prova. Sì, mi dica. Siamo molto contenti, perché è sicuramente un fatto positivo. Sia perché, ripeto, rappresenta un ritorno graduale alla normalità, e sia perché mi sembra che sia stato fatto nella maniera giusta, e cioè reintrodotta la seconda prova, però tenendo conto anche delle specificità dei singoli licei, e quindi dando la possibilità alla commissione di tarare, all'interno di un format che è già stato definito dal Ministero, però diciamo di tarare la prova sulla effettiva preparazione dei ragazzi e soprattutto sul percorso che c'è stato in questi 2 anni. Quindi, in linea di massima, credo di non abbiamo fatto ancora delle riunioni specifiche come docenti di latino e greco, però io personalmente, con i colleghi con cui ho parlato, e poi esprimo, insomma, il mio parere personale, credo che sia veramente stata una decisione opportuna e nell'interesse dei ragazzi. A proposito del ritorno alla seconda prova, molti ragazzi, insomma, sono scesi in piazza venerdì scorso contro questo provvedimento del Ministero dell'Istruzione. Voi come l'avete presa? L'abbiamo presa in modo diverso, ovviamente. Diciamo che da una parte il fatto di tornare a un esame che si avvicini il più possibile alla normalità
è un segnale positivo, dall'altra però non ci sentiamo completamente pronti ad affrontare queste prove, considerando soprattutto che non abbiamo tradotto molto negli ultimi anni. Sei a favore o contro? Personalmente a favore, però mi rendo conto che non è comunque facile per chi non ha seguito con continuità le lezioni anche a distanza tornare a un tipo di maturità di questo genere.